Lui è Mario, è stato trovato nel mese di luglio abbandonato, con il collo completamente scorticato e sanguinolento. È stato medicato per lunghi mesi e ora, pian pianino, stiamo migliorando la situazione. Sta portando solo il collare elisabettiano e un body. Oggi Mario sarà visitato da Elena, la veterinaria nutrizionista, e speriamo che ci dia tutti i consigli possibili per aiutare Mario a livello alimentare. Grazie di essere venuta da noi oggi. Ti presento Mario. Se la diagnosi di dermatite atopica, prima di tutto, è alquanto rara e spesso è associata, come nell'uomo, a una carenza di omega 6. Attraverso l'alimentazione specifica possiamo dare degli omega 6, ma loro stessi sono in grado di sintetizzarseli e ricavarli. Un altro aspetto molto importante è quello della dieta eliminazione. Quindi se ha mangiato il tonno bisogna escluderlo, se ha mangiato il tacchino anch'esso. Quello che noi possiamo fare è dargli un'alimentazione che introduca delle proteine con cui il suo organismo non è mai entrato in contatto, così che non sia possibile una reazione. Quindi fondamentale è la sua adozione, dopodiché gli si consiglierà un prodotto specifico proprio per aiutarlo poi anche a evitare fonti di allergeni e, a maggior ragione, diamogli più omega 6. Ciao Mario!